La questione migranti, con particolare attenzione all'Italia, al centro del dibattito iniziato da poco all'Europarlamento. Allora andiamo in diretta dall'inviata a Strasburgo, Marilu Lucrezio. Marilu, a te. Sì, il dibattito è ancora in corso qui a Strasburgo. Il commissario al bilancio, l'austriaco Hahn, afferma: noi sosteniamo l'Italia. Ricordiamo che ha ricevuto 2 miliardi di euro dal 2015 e la Commissione sta studiando ulteriori misure per sostegno finanziario proprio per l'emergenza dell'Italia. Per i popolari lo stato di emergenza è un grido di aiuto proprio per raccogliere la solidarietà europea. Dice l'Eners, occorre ridurre il numero degli arrivi irregolari. È importante la cooperazione con i paesi di origine, soprattutto con la Tunisia. Per i socialisti la risposta è il patto europeo per l'asilo e la migrazione, e no alla costruzione di muri, dicono i Verdi, è disumano. E poi Fidanza, ECR, Fratelli d'Italia ringrazia lo straordinario lavoro della Guardia Costiera italiana. L'Italia non accetta lezioni di umanità da nessuno, dice, occorre proteggere le frontiere esterne e contrastare la criminalità, i trafficanti, percorsi protetti per chi ha diritto all'asilo. È tutto da Strasburgo, linea a Roma.